Le immagini diffuse dalla questura di Pescara riguardano un'aggressione avvenuta al terminal bus di fronte alla stazione centrale lo scorso 9 agosto. Attraverso un sistema di intelligenza artificiale e a un software denominato Sari è stato possibile risalire all'autore dell'aggressione, la cui vittima, un controllore intenzionato a sanzionare il trasgressore e l'intera famiglia in quanto tutti sprovvisti del biglietto, ha avuto 30 giorni di prognosi. Il sistema ha consentito di incrociare le immagini ricavate dalle videocamere di sorveglianza con quelle della banca dati, con un'approssimazione del 61%. Il 41enne di origini kosovare è stato denunciato alla procura per i reati di lesioni aggravate, violenze e minaccia a pubblico ufficiale, interruzioni di pubblico servizio e omissione di soccorso. Sempre più reati vengono commessi sui mezzi pubblici e il questore Luigi Liguori annuncia controlli più serrati. Intanto da ieri è iniziata la settimana di Ferragosto. Sono stati annunciati i cosiddetti dispositivi di controllo straordinari. Terminerà mercoledì prossimo. Accanto al dispositivo ordinario, che è nutrito ed è ben adeguato, abbiamo integrato un dispositivo aggiuntivo che prevede un nucleo interforze composto quindi dalle forze di polizia a competenza generale, quindi Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e in moltissimi servizi anche la Polizia Municipale, sia nel comune capoluogo e sia nei comuni dove si svolgeranno le numerosissime manifestazioni di tipo ludico o di tipo di pubblici spettacoli, dove richiamiamo il perfetto rispetto delle norme, soprattutto la gestione delle norme di safety e security che sono da cornice a quello che è l'ordine e la sicurezza pubblica, e quindi auguriamo un buon Ferragosto a tutti, consapevole. E soprattutto i gestori di pubblici esercizi, ecco un richiamo al rispetto delle regole e soprattutto evitare la somministrazione di alcolici ai minorenni e attenersi alle norme prescrittive. È previsto anche l'utilizzo di elicotteri, soprattutto in concomitanza con gli eventi che si annunciano tra i più frequentati. Il sorvolo consente alla sala operativa di avere una visione completa dei fatti, anche per avere un certo monitoraggio sotto il profilo anche degli incendi nelle aree, soprattutto quelle prospicienti l'area urbana, perché la nostra città, il nostro capoluogo, è piena per fortuna di vegetazione, quindi anche l'avvistamento aereo sotto il profilo degli incendi ci dà un certo margine di sicurezza.